In questo mese vocazionale siamo chiamati a pregare per ogni tipo di vocazione, perché tutti noi siamo invitati sempre e ogni giorno a dire lì dove siamo il Vangelo di Gesù. Ascoltiamo il testo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu, invece, hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Gesù, a Cana di Galilea, desidera esprimere e comunicare il principio essenziale di tutto il suo messaggio, e lo fa attraverso un segno grandioso in un contesto straordinario di festa, per dire anche attraverso questi segni, come poi ci comunicherà Giovanni nella sua lettera, e l'esempio dell'amore totale della croce, che il rapporto che il Signore, che Dio desidera instaurare con ciascuno di noi, non è un rapporto legislativo, un rapporto normativo, ma un dialogo autentico di un amore vero. Chiediamo allora al Signore di comprendere sempre più questo dialogo profondo e vero, questo rapporto unico ed essenziale di Dio con ciascuno di noi. La vita è vocazione, di Monsignor Tonino Bello. Vocazione è la parola che dovresti amare di più, perché è il segno di quanto sei importante agli occhi di Dio. È l'indice di gradimento presso di Lui della tua fragile vita. Sì, perché se ti chiama vuol dire che ti ama, gli stai a cuore, non c'è dubbio. In una turba sterminata di gente risuona un nome, il tuo. Stupore generale, a te non ci aveva pensato nessuno, lui sì. Davanti ai microfoni della storia ti affida un compito su misura, un compito per lui. Sì, per lui, non per te. Più che una missione, sembra una scommessa sulla tua povertà.
ha scritto «Ti amo» sulla roccia, non sulla sabbia, come nelle vecchie canzoni, e accanto ha messo il tuo nome. L'ha scritto di notte, nella tua notte. Alleluia! Puoi dire a tutti, non si vergogna di me. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti voi dall'isola di San Giulio.